Ci sono delle passioni nella vita, di quelle che veramente ti accompagnano da sempre. Una di queste sicuramente è la musica. La passione per la musica che il gruppo sassarese dei Nobodies, e li presentiamo stasera, avranno il piacere di condividere, perché no. Salvatore e Francesco, nei loro abiti di scena, in una prova normalissima di una giornata normalissima, per un qualcosa che vi accomuna. L'abbiamo detto poc'anzi, la passione per la musica. Salvatore. Beh, mi conosci da tanto tempo e quindi sai benissimo, dico che insomma la passione è da tantissimi anni, la continua ricerca di questo, diciamo, questo spettacolo teatrale e la continua ricerca delle persone giuste, che lo sai che è molto difficile da queste parti intendere lo spettacolo come l'ho sempre inteso io. E finalmente... Un cultore, mi permetto solo di bloccarti un attimo, di un gruppo decisamente abbastanza famoso, no? I Kiss. Quanti concerti hai seguito nel corso della tua vita in giro per il mondo? Considerando l'ultimo di qualche mese fa a Lucca, insomma siamo arrivati a 16. E poi insomma ci portiamo dietro proprio la teatralità dei Kiss, di Alice Cooper, di Marilyn Manson, dei Black Sabbath, insomma quello che è il nostro obiettivo è avere, diciamo, un gruppo, in questo caso un duo, da ascoltare con gli occhi. Francesco, tu sei la new entry, noi abbiamo avuto modo e piacere di seguire il nostro amico Salvatore in precedenti esperienze, però devo dire che lui ha sempre buon gusto nel trovare la musica, cioè perché abbiamo assistito a una vostra performance così dal vivo, senza nessun ausilio, a parte la vostra chitarra, la vostra voce e la vostra passione. Cosa ti porta ad abbracciare un tipo di musica che francamente, diciamocela tutta, è solo per, io dico, per buon gustaio? Beh, allora grazie del buon gustaio. La passione, vabbè, ce l'ho sempre avuta, ho ascoltato sempre generi abbastanza forti, anche se in realtà spazio tantissimo e mi piace anche, non so, carpire qualche segreto, qualche... È un genio, te lo dico io. Però questa è la musica che mi ha sempre fatto battere il cuore, quindi nonostante abbia fatto esperienze anche in altri generi, anche piacevoli, divertenti e che di crescita soprattutto, la musica che mi ha sempre davvero appassionato, quella che ti dà le emozioni forti, è questa. E quindi esserci trovati sia nella musica che nello spettacolo è stata subito alchimia. E quindi, insomma, è nata questa esperienza che per ora dà molte soddisfazioni. Una simbiosi poi, che è quella che porta le persone in primis a vestirsi di costumi che però poi alla fine rimangono fini a se stessi. Perché? Perché la vera essenza del musicista, dell'autore e soprattutto dell'attore. Perché? Perché il fatto che dobbiate cambiare modo di presentarvi per ogni spettacolo. L'unico filo conduttore però è quello della passione, quella passione per un genere musicale che, continuo a dire a estimatori in tutto il mondo, da sempre, perché senza togliere niente altri generi, insomma, diciamo che queste sono le hard emotion. Assolutamente, poi c'è da dire che è abbastanza dispendioso quello che facciamo, senz'altro, perché insomma bisogna truccarsi, preparare anche delle certe situazioni sceniche, non curiamo solo la musica, e quindi insomma è abbastanza dispendioso, però gratificante, perlomeno è quello che cercavamo. Ed è quello che puoi sentire, insomma, il pubblico che canta insieme a te, che comunque si ricorda addirittura di quello che hai fatto tanti anni prima, è una grande soddisfazione, insomma, grandissima soddisfazione. Lavorate con cover oppure avete anche delle produzioni che vi identificano diversamente? Al momento solo cover, anche perché ci siamo conosciuti relativamente da poco, quindi è la strada più facile, più percorribile.
Abbiamo avuto un po' di intoppi, stop, rallentamenti, quindi quello che avevamo messo in cantiere purtroppo l'abbiamo dovuto mettere da parte per iniziare a suonare davvero, ma a breve sì, avremo qualche ideuccia poi da proporvi. E questa è la cosa che noi vi auguriamo davvero in primis, perché coltivare le passioni credo sia la cosa più importante. Salvatore, se volessero venire ad assistere a un vostro spettacolo, dove si può rivolgere l'amante di questo genere musicale? Beh, ci può trovare assolutamente, allora nelle nostre pagine Facebook, ancora non abbiamo la pagina del duo, però può trovare nella nostra pagina Salvatore Chessa Mr. Hyde oppure Francesco Marini, o per ora nel mio canale YouTube Salvatore Chessa Mr. Hyde. Poi nel video che sta girando ultimamente, che abbiamo appunto sia nelle nostre bacheche sia nel canale YouTube, dove abbiamo appunto registrato la canzone The Nobodies, che noi prendiamo il nome proprio da una canzone di Marilyn Manson che si chiama The Nobodies, e ci sono anche tutti i nostri contatti, una canzone prodotta magistralmente da qua dal mio compare, il video realizzato da quell'artista di mia moglie, insomma, che tu conosci e che ci aiuta spessissimo. Insomma, il nostro obiettivo, noi non dobbiamo lanciare nessun messaggio, il nostro obiettivo è intrattenere, cioè tu quando vieni a vedere noi passi 2 ore e te ne devi andare col sorriso. Noi abbiamo tutta l'idea di seguirvi in queste vostre performance, naturalmente augurandovi i migliori successi, perché poi alla fine life is music. Assolutamente d'accordo, la musica è un filo conduttore in realtà della vita di tutti, che non riesco a pensare un mondo senza, qualsiasi sia il genere, qualsiasi sia l'attitudine di una persona nell'ascoltare la musica, questa c'è sempre, è quella che ti porta avanti ogni giorno. Guai non ci fosse la musica. Viva la musica, viva lo spettacolo.